Lulu Celestia ieri è stata ospite a Verissimo e parla della fine della sua storia d'amore con Manuel Bortuzzo. Afferma di essere ancora innamorata di lui e ammette: "Spero che cambi idea nel mio cuore, io spero che torniamo insieme". Ecco ragazzi un riassunto dell'intervista di Lulu Celestia in lacrime. Lulu Celestia spiega che con Manuel si sono fatte tante promesse, volevamo sposarci e lo sappiamo perché anche Manuel aveva messo questo, sognavamo una famiglia, dice Lulu, tutte queste cose le volevamo davvero. Poi racconta una verità diversa sulla fine della loro storia d'amore da quella detta proprio da Manuel Bortuzzo. Lulu Celestia infatti racconta: "Noi non abbiamo mai litigato davvero, a parte qualche battibecco per stupidaggini, avevamo uno stile di vita molto simile, siamo due persone tranquille. Quando trovavamo il tempo degli impegni, stavamo in casa e insieme. Non abbiamo mai avuto problemi per la convivenza". Alla domanda poi di Silvia Toffanin sul perché allora Manuel abbia deciso di mettere la parola fine alla loro storia d'amore, Lulu in lacrime risponde: "Non lo so, penso che non sia partita da lui questa decisione. Non so cosa gli abbiano detto gli altri". Un'intervista, quella di Lulu, segnata dalla nostalgia e anche dalla tristezza per un amore finito prima ancora di cominciare. Un amore che per gli spettatori, noi del Grande Fratello VIP e soprattutto per le fan della principessa Selassie, era destinato a durare per sempre. Sappiamo e abbiamo visto tutti le promesse fatte da Manuel a Lulu. Eppure quest'ultimo appare deciso e fermo nelle sue decisioni, come appare anche nelle immagini che Silvia Toffanin mostra alla sua ospite, dove dichiara di aver preso la decisione di troncare la relazione in piena autonomia. Quello che diciamo che lui non gli può perdonare, tra virgolette, che non gli abbia dato nemmeno la possibilità di poterlo parlare, di poter dare una spiegazione. Lulu questo non è riuscita ad averlo, non è riuscita ad avere un confronto con Manuel. Lulu racconta di vedere un Manuel diverso, un Manuel con rabbia e anche malinconia nel suo sguardo, un po' come lo conosceva lei. "L'ho visto diverso", dice Lulu, "da come era con me. Devo dire", dice, poi ammette, "che quando è finito il Grande Fratello ero un po' esaurita perché dovevo un attimo riprendermi e ambientarmi nella vita normale, anche lavorando. Ma noi siamo simili anche come passare il tempo, magari in casa, perché siamo persone molto tranquille". E ancora ammette di pensare che la colpa non è di Manuel, ma è qualcuno che le ha suggerito di lasciarla. "So", dice Lulu, "che non è partito da lui, perché lui non è così. Quando è uscito da lì, ha conosciuto mia mamma con Clary, la chiamava anche mamma". E poi in lacrime fa un appello disperato per Manuel: "Vorrei solo dirgli che spero di poterlo incontrare per almeno parlarci come due persone che si sono amate e che hanno vissuto una bellissima storia". E Manu dice: "Rimarrai sempre nel mio cuore come l'amore della mia vita. Ti auguro che tu sia felice nella tua vita con o senza di me".